Allora, vi volevo dire due cose prima che... Questa è 4. Due cose prima che iniziate il video. La prima è che non sono un'estetista o una parrucchiera, per questo io ve l'ho detto, quindi non prendete le mie parole troppo seriamente. E la seconda cosa che vi voglio dire è quella che adesso mi vedrete in condizioni penose, cioè sono abbastanza brutta in questa clip. E niente, è tutto. Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram. Trovate il link qui sotto e qui vi sarà il prossimo profilo. Come detto dal titolo e come state vedendo in questo momento, oggi creeremo una spa a casa. Visto che non possiamo uscire, vi dirò un sacco di ricette per fare un sacco di cose: maschere, scrub, impacchi per capelli, balsami labbra, tutto con cose che dovreste avere a casa. Se vi state chiedendo perché ho questa cosa in testa, adesso vi dirò il perché. Allora, eccomi, scusatemi per come mi vedete in questo momento, ma è l'angolazione che devo usare per farvi vedere come applico l'olio sui capelli. E utilizzerò questo pennello Focus, questo pennello qui, che è per fare la tinta. E lo sto facendo subito prima di andare a dormire, perché tutti gli articoli che ho letto hanno detto che tenerlo tutta la notte fa avere migliori risultati, e io voglio migliori risultati. E niente, sto parlando troppo, basta. Scusatevi per questa breve interruzione, ma vi volevo assolutamente dire che non dovete mettere l'olio su tutti i capelli, ma solo sulle medie lunghezze. Con questo intendo questi capelli qui, diciamo, cioè da qui in giù, non qua, perché sennò diventate un po' tutte unte. Quindi io ho paura che escono solo unti. Sì, ho fatto le mani. Oh, sporchia, c'è la vaschia. Puzzo di bruschetta. Elastico. Tutto così. Ok. Sembra un astronauta. E comunque, per visto che ho paura di tozzare tutto, metterò questi cosetti qui, si asciugamani tipo pedo shampoo, che andrò a dormire proprio carine a queste assieri. Ok. Oddio, esplode la capoccia. Mi dispiace perché io vedo i video di tutte quelle che fanno oh spa a casa, che sono bellissime. Le vedi con queste maschere, stanno tipo, sembrano delle dee greche. Poi ci sto io che sembrano una scappata di casa. Adesso vi insegnerò a fare le sopracciglia a casa e serviranno una matita per sopracciglia. Io ho questo pennarello, diciamo, delle pinzette per sopracciglia e delle forbici se volete accorciarle. Molto semplicemente quello che andremo a fare è disegnare le sopracciglia e poi togliere i peli che escono fuori dal nostro disegno, così non creiamo buchi o cose del genere. Andremo a togliere tutti i peli che sono al di fuori. State attente a non spezzarli. Scusatemi il sottofondo e l'inunitaria, ma di fronte ho una casa che tutti i giorni a mezzogiorno mette l'inno. E non che mi dia fastidio, ovviamente, ma come sottofondo di video non so quanto vi possa piacere. Comunque ho finito, ho tolto tutto quello che pensavo dovesse essere tolto. E adesso mi tolgo il disegno alle sopracciglia, così vi faccio vedere come sono venute. Prima di fare tutte le maschere, scrub e tutto, mi farò lo shampoo. E farò solo i capelli e non shampoo e doccia, perché non voglio che l'olio mi caschi addosso. Quindi dopo mi farò la doccia. E niente, time lapse.
perché non è un mio video se non c'è un time lapse. Scusate per quest'altra interruzione, ma vi devo dire una cosa. Capirete che avete tolto tutto l'olio dai capelli quando lo shampoo che utilizzerete farà le bolle, come fa normalmente. Con l'olio non le fa, quindi quando le farà avrete pulito bene e a fondo i vostri capelli. Quindi aspettate che fa la schiuma. Comunque, ho fatto lo shampoo e... Già mentre facevo lo shampoo sentivo i capelli morbidissimi. Ok, ho asciugato i capelli e non tutti, cioè non 100%. Adesso mi metterò una fascia e li lascerò asciugare un po' all'aria. Allora, prima di fare lo scrub al viso e tutte le altre cose, utilizzerò questa saponetta di acido glicolico, si dovrebbe chiamare, e questa la uso massimo una volta a settimana perché brucia praticamente la pelle, e la utilizzerò per detergere il viso e assicurarmi che sia pulito. Anna, mi prenderesti un asciugamanino piccolino? Importante per la vostra pelle, quando vi asciugate la faccia, tamponate, non strofinate. Faremo insieme è uno scrub al viso. Adesso vi apparirà la ricetta. Comunque, eccolo qui. Io ho già tutte le cose pronte dietro di me, così non devo sempre cambiare angolazione. E lo prenderò semplicemente con le mani, niente di particolare. Ok, ho fatto lo scrub. Io ho la pelle, vi giuro, morbidissima. Se lo provate, lo sentirete. La pelle è davvero liscissima. E adesso farò dei cerottini per puntinelli fatti in casa. Io applicherò l'albume con questo pennello qui da cucina, però se ne avete anche uno, che ne so, da fondotinta, oppure di quelli per truccarsi in silicone, vanno benissimo, anche le mani ovviamente. Però se non volete forzarvi tutte, pennello. Allora, eccoli qui, li ho messi, non so quanto li potete vedere, però eccoli. Comunque, se volete dei risultati ancora più notevoli, potete fare del vapore, ovvero scaldate l'acqua in un pentolino, vi mettete, quando bolle, la togliete, vi mettete con un asciugamano e restate lì, così i pori si dilatano. Io non l'ho fatto perché lo odio, mi dà fastidio, proprio non lo sopporto, quindi ho fatto semplicemente così. E ci aggiorneremo quando saranno duri come delle rocce. Diciamo che si è abbastanza indurito, anche perché non riesco a parlare bene.
E si vede anche. E adesso non parlerò quando lo tolgo perché fa un rumore che a me piace e quindi sentirete. Ok, se vedete queste cose strane, l'albume che si è seccato e che stava fuori. Comunque è difficile vedere se ha tolto qualcosa, visto che quello che dovrebbe uscire è bianco e lo Scottex è bianco. Però qua, non so. No, non lo potete vedere. Però ve lo voglio far vedere. Mi dispiace perché c'è qualcosa che secondo me funziona. Darling. Ho tolto anche l'albume che mi era rimasto in faccia e adesso applicherò del tonico. Io utilizzo la luce liquida dell'estetista cinica, però qualsiasi tonico va bene. E questo per chiudere tutti i pori che si sono aperti e lo tampono. E adesso faremo uno scrub alle labbra. Io lo applicherò con uno spazzolino, già c'è lo scrub, lo applicherò con uno spazzolino che non utilizzo più. Non con quello che uso normalmente, perché poi vi rimane il sapore sopra e non so quanto possa piacere. E vado delicatamente. Darling. Hey Common, it's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Call me back. Adesso che ho fatto lo scrub e le mie labbra sono belle morbide, metto il balsamo labbra che abbiamo creato prima. Io l'ho lasciato in frigo per qualche ora, sinceramente non mi ricordo esattamente quando. E credo 4-5 ore, però dipende. Quando lo vedete solidificato va bene, lo togliete. E è venuto come un vero e proprio labello. Infatti, e dovete stare attenti perché appena viene a contatto col calore si scioglie, perché ovviamente prima era tutto liquido. Darling. Ho paura per questo che andrò a fare, ovvero lo sbiancamento, perché quando li ho messi insieme hanno fatto delle bolle, tipo reazione chimica strana, e ho paura. Ho lavato lo spazzolino di prima e... ok. Io non credo funzioni. Non sento niente. Fa schifo questa cosa. Sa di onda. Non lo so. Non funziona. Come tocco finale applicherò la mia crema idratante preferita, che è questa di Clinique. Vi lascio il link qui sotto. Ovviamente qualsiasi crema avete va benissimo. Io utilizzo questa perché è la mia preferita, è quella che ho e
l'unica che sento che funzioni, e faccio un bel impacco. Con questo intendo ne prendo di più di quella che metterei normalmente, e faccio così, la metto sulle mani e poi tampono. E per questo video è tutto. Io e la mia pelle super idratata e le mie labbra super morbide vi lasciamo con un grande bacio, e se fate qualche ricetta, se vi va, mettete le storie su Instagram, commentate qui sotto se vi è stato utile il video, se farete questa giornata spa a casa. E niente, ci vediamo domenica prossima alle 12. Seguitemi su Instagram.